Buongiorno e benvenuto a questa pratica di yoga. Oggi ci concentreremo particolarmente sull'apertura delle spalle e dei fianchi. Non appena sei pronto, siediti a gambe incrociate sul tuo tappetino. Con la schiena dritta, le spalle abbassate lontane dalle orecchie e comincia a respirare. Chiudi gli occhi mentre respiri. Porta la tua attenzione all'interno. Inspira ed espira. Porta le mani sulla pancia e segui il ritmo del tuo respiro. Quindi ogni inspirazione, la pancia si espande e le tue mani si sollevano. E ogni espirazione, l'ombelico raggiunge la colonna vertebrale e le mani si abbassano. Inspira. Espandi. Ed espira. Butta fuori. Inspira. Espandi. Ed espira. Butta fuori. Ora mantieni una mano sulla pancia e porta l'altra mano sul petto, all'altezza del cuore. Ora inspirando, gonfia prima la pancia, petto, gola. Ed espira, sgonfia pancia, petto, gola. Inspira, pancia, petto, gola. Ed espira, pancia, petto, gola. Inspira, pancia, petto, gola. Ed espira, pancia, petto, gola. Un'ultima volta, inspira, pancia, petto, gola. Ed espira, pancia, petto, gola. Ora porta nuovamente entrambe le mani sulla tua pancia e respira naturalmente a tuo ritmo. Inspira, la pancia si espande ed espira, l'ombelico si avvicina alla colonna vertebrale. Inspira. Ed espira. Inspira. Ed espira. Ancora inspira. Ed espira. Lentamente porta le mani in Chin Mudra,
facendo congiungere il pollice e l'indice. E rimani ancora qualche istante al tuo interno, respirando coscienziosamente. E quando riapri gli occhi, porta le mani sulle tue ginocchia e comincia a roteare il torace in una direzione. Quindi inspira, apri il petto, espira, contrai l'addome. Inspira, apri, sguardo verso l'alto, espira, naso verso l'ombelico, contrai l'addome. Inspira, apri, espandi, espira, contrai l'addome. Inspira, apri, espira, contrai. Cambia direzione, inspira, apri il petto, espira, contrai. Inspira, apri, espira, inarca. Inspira, apri il petto, espira, contrai l'addome. Inspira, apri, espira, contrai. Rimani così con la schiena inarcata e poi, inspirando, apri il petto, guarda verso l'alto, inarca la schiena, espira, naso verso l'ombelico, inspira, apri, espira, indentro, inspira, apri, espira, inarca indentro, un'ultima volta, inspira, apri, guarda in alto. Espira, inarca indentro, congiungi le mani davanti a te, inspirando, porta le braccia in alto, guarda le mani, unisci i palmi, ed espira, abbassa le braccia, porta le mani ai fianchi, inspira, braccio sinistro di lato in alto, allunga la schiena, ed espira, torna al centro. Inspira, braccio destro di lato in alto, guarda in su verso la tua mano. Ed espira, torna al centro. Ancora inspira, braccio sinistro in alto, spalle lontane dalle orecchie. Ed espira, torna al centro. Inspira, braccio destro di lato in alto, guarda in su, ed espira, torna al centro. Portati seduto sul tuo tappetino, con le braccia distese in avanti, e lentamente scendi con la schiena a terra. Aggiusta la posizione, distendi le gambe e resta rilassato in Shavasana per qualche secondo. Continua a inspirare ed espirare con la pancia e poi lentamente porta un ginocchio al petto. Inspira ed espirando allunga la gamba in alto, tenendo la tua caviglia al ginocchio con le mani. Ora tira la gamba per due volte verso di te e poi cambia gamba, quindi tira, tira, cambia, tira, tira, cambia, tira, tira, cambia. Continua a respirare mentre esegui questi movimenti. Tira, tira, cambia. Tira, tira, cambia. Trattieni questa gamba allungata in alto, abbassa la schiena e poi piega il ginocchio verso il petto. E di nuovo allunga la gamba a terra. Ora forma un triangolo con le tue mani e portalo sotto l'osso sacro, per proteggere la tua schiena. Quindi alza le gambe verso il cielo e preparati per l'esercizio.
Inspirando, scendi con le gambe a pochi centimetri da terra ed espirando, torna con le gambe al cielo. Quindi inspira, 2, 3, 4, espira, 2, 3, 4, inspira, 2, 3, 4, espira, 2, 3, 4, inspira, 2, 3, 4, espira, 2, 3, 4, inspira, 2, 3, 4, espira, 2, 3, 4. Mantieni le spalle lontane dalle orecchie e fai attenzione a non insaccare la testa. Inspira, scendi giù, espira, torna su, inspira, espira. Appoggia di nuovo la testa a terra e abbraccia le ginocchia al petto. Rilassati qualche secondo in questa posizione e se vuoi puoi anche dondolarti da una parte all'altra per lasciare andare qualsiasi tensione che si è accumulata. Ora mantieni il ginocchio destro al petto mentre allunghi la gamba sinistra, solleva la testa, mani dietro la nuca ed espirando fai avvicinare il gomito sinistro al ginocchio destro. Cambia lato e ancora cambia. Espira e cambia. Espira e cambia. Espira e cambia. Continua così. Fai attenzione a mantenere sempre le spalle bene aperte. Non è tanto il gomito ad avvicinarsi al ginocchio, quanto immaginati di portare la spalla verso il ginocchio. Quindi espira e cambia. Espira e cambia. Espira e cambia. Espira e cambia. Un'ultima volta e ora porta le ginocchia al petto e il naso tra le ginocchia. Torna disteso sul tappetino con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Ginocchio destro al petto, gamba sinistra distesa a terra. Inspira ed espirando allunga nuovamente la gamba destra al cielo. Inspira e allunga bene e a ogni espirazione cerca di portarla sempre di più vicino a te. Quindi inspira allunga, espira avvicina. Inspira allunga, espira avvicina. Inspira, espira. Inspira, espira, avvicina ancora un po' di più verso di te. Inspira e alla prossima espirazione porta la gamba destra a terra. Quindi stringi subito il ginocchio sinistro al petto, allunga la gamba in alto, inspira, espira, avvicina e porta verso di te. Inspira, espira, inspira, allunga, espira, avvicina. Noterai che una delle due gambe è più flessibile dell'altra, è perfettamente normale. Inspira e alla prossima ispirazione piega il ginocchio e allunga la gamba a terra. Lentamente coi tuoi ritmi siediti sul tappetino e portati in quadrupedia. Le mani sono esattamente sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Solleva le ginocchia da terra e portati nella panca, da cui inspira e porta il piede destro tra le mani. Appoggia il ginocchio sinistro a terra, solleva il busto, correggi la posizione e porta le mani sul fondo della tua schiena, sulle ossa del bacino. Apri bene il petto mentre rimani in questa posizione e premi con il bacino verso terra. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Porta di nuovo le mani sul tappetino vicino al piede
estendi la gamba destra in avanti. Se vuoi, per un maggiore allungamento, puoi portare la mano sinistra sul piede destro. Riportati in posizione iniziale. Rimani qualche istante, inspira ed espira. E ancora, allunga la gamba destra in avanti, mano sinistra sul piede destro a martello. Riporta le mani sul tappetino, torna nella posizione della panca e ripetiamo dall'altro lato. Quindi piede sinistro in mezzo alle due mani, ginocchio destro a terra. Tallone esattamente sotto il ginocchio. Sollevati, mani alla fine della schiena e premi con il bacino verso terra, mentre le spalle vanno indietro e il tuo petto si apre. Ora porta le mani sul tappetino e allunga la gamba sinistra. Mano destra che raggiunge il piede sinistro a martello. Inspira e poi torna in posizione iniziale. Bacino verso terra. E ancora, mani sul tappetino, allunga la gamba sinistra. Lentamente, mani sul tappetino, torna nella posizione della panca, piega le ginocchia sul tappetino e scendi a rilassarti in Balasana, la posizione del bambino. Siediti sui tuoi talloni, le mani afferrano il gomito opposto e porta i gomiti a terra. Allunga le mani, intreccia le dita, solleva le gambe nel cane a testa in giù, premi con l'ombelico verso le cosce. Ora, inspirando, portati in avanti, tocca col mento a terra ed espirando, ombelico alle cosce. Quindi inspira, allungati in avanti, espira, torna indietro. Inspira, espira. Inspira, in avanti, espira, torna indietro. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira, espira. Piega le ginocchia, torna in Balasana, posizione del bambino e rilassati. Riportati ora in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto i fianchi. Inspira, piega le dita dei piedi e portati nel cane a testa in giù. Ora inizia a sollevare e poi far scendere i piedi, quindi portati a punta e poi talloni a terra. Punta, terra, punta, terra. Ora pedala sollevando un tallone alla volta. Premi entrambi i talloni a terra e portati nella panca. Lentamente, in maniera controllata, scendi con il petto a terra e poi allungati in avanti e in alto. Posizione del cobra, Bhujangasana. Le spalle lontane dalle orecchie. Punta nuovamente le dita dei piedi, cane a testa in giù, ombelico verso le cosce.
Punta il piede sinistro a terra e alza la gamba destra verso l'alto con il piede a punta. Inspira ed espira, poi piega il ginocchio e porta il piede destro tra le due mani. Inspira, sali con le braccia verso il cielo, le spalle lontane dalle orecchie, la posizione è ben salda, guarda dritto davanti a te. Inspira ed espira in questa posizione, sentiti radicato e poi espirando, mani a terra, torna nel canna testa in giù. Ripetiamo dall'altro lato, con la gamba sinistra sali verso il cielo, piega il ginocchio, piede sinistro in mezzo alle due mani. Inspira, sali con le braccia in alto, spalle lontane dalle orecchie, continua a respirare, guarda dritto davanti a te. La gamba destra è allungata indietro. Espira, mani a terra, canna testa in giù. L'ombelico verso le cosce. Ancora inspira, sali con la gamba destra in alto, espira, piede destro in mezzo alle due mani. Ora ruota il piede sinistro a 90 gradi e con la prossima inspirazione sali con le braccia verso l'alto. Espira, apri le braccia lungo i fianchi, guarda la mano destra dritta davanti a te, guerriero 2. Inspira ed espira in questa posizione e alla prossima espirazione porta la mano sinistra sul ginocchio disteso, aprendo il torace e mantenendo le gambe ferme. Viparita Virabhadrasana, la posizione del guerriero inverso. Espira, torna con le mani sul tappetino a fianco ai tuoi piedi. Inspira, cane a tre zampe. Espira, porta il ginocchio in mezzo alle due mani, Kapottanasana, posizione del piccione. Inspira. Le mani si allungano in alto, inarca la schiena, guarda la punta delle tue dita. Continua a respirare e mantieni sempre le spalle lontane dalle orecchie. Ed espira, scendi con le mani a terra, naso sul tappetino e rimani in questa posizione. Inspira, riportati in alto, schiena dritta, spalle lontane dalle orecchie e preparati per un allungamento muscolare molto profondo. Ruota il torace all'interno, piega il ginocchio, prendi il tuo piede e porta la punta all'interno del braccio. Ora inspira e allunga il braccio destro in avanti e in alto ed espirando porta la mano destra verso la mano sinistra e fa intrecciare le dita. Guarda verso l'alto e rimani. Espira e rilascia, torna nella posizione del piccione, guarda davanti a te. Punta il piede sinistro e sali nel cane a tre zampe. Inspira. Ed espirando, scendi nella panca mantenendo il piede alzato da terra. Inspira, cane a tre zampe. Espira, panca e poi chaturanga, abbassati verso il tappetino. Inspira, allungati in avanti e in alto, Vistribhujangasana. Espira, siediti sui talloni e rilassati qualche secondo. Ora ripetiamo dall'altro lato, lentamente riportati nel cane testa in giù. Inspira, gamba sinistra si allunga verso l'alto. Espira, piede sinistro tra le due mani. Inspira, sollevati. Espira, apri le braccia ai lati. Guarda la mano sinistra davanti a te. Espira, guerriero inverso. Mano destra sul ginocchio e rimani. Inspira ed espira in questa posizione e alla prossima ispirazione riporta le mani sul tappetino. Inspira, gamba va verso l'alto, espira, ginocchio tra le due mani, allunga il piede.
Inspira, solleva le braccia in avanti e in alto, guarda le tue mani, inarca la schiena, spalle lontane dalle orecchie, continua a respirare. Espira, scendi con le braccia a terra, naso verso il tappetino e rimani. Inspirando, torna lentamente verso l'alto e preparati all'allungamento intenso. Piega il ginocchio destro col piede a punta, portalo all'interno del gomito e solleva il braccio sinistro in alto per poi congiungere la mano sinistra con la mano destra. Rimani in questa posizione, guarda verso l'alto e rilascia. Torna in Kapottasana, punta il piede destro a terra e sollevati nel cane a tre zampe. Scendi nella panca col piede sinistro sollevato da terra e poi torna di nuovo nel cane a tre zampe. Piede a terra, chaturanga, allungati in avanti e in alto, Visthribhujangasana, cobra. Inspira ed espirando portati in balasana, la posizione del bambino, e rilassati. Quando ti senti pronto, portati in quadrupedia e continuiamo la pratica. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le ossa del bacino, sguardo verso il tappetino. Inspira e mentre espiri solleva il ginocchio destro da terra, portalo verso la punta del naso e inspirando allunga la gamba in alto mentre guardi davanti a te. Espira, ginocchio al naso, inspira, allunga, espira, ginocchio al naso, inspira, allunga, ancora espira, inspira, riporta il ginocchio a terra, ripetiamo dall'altro lato, inspira, ginocchio sinistro al naso, espira, allunga. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Riporta il ginocchio a terra ed allunga le mani in avanti mentre porti il petto verso il tappetino nella posizione del cucciolo disteso. Inspira ed espira sentendo la schiena che si distende e si allunga. Poi piano piano riporta le mani sotto le spalle e scendi nella posizione del bambino. Quando ti senti pronto, portati in posizione seduta al centro del tappetino. Le gambe sono distese davanti a te e i piedi a martello. Inspira, allunga le braccia in alto ed espirando, afferra con le mani la punta dei piedi. Se non riesci ad arrivare alla punta dei piedi, puoi benissimo portare le mani sulle ginocchia o sugli stinchi o sulle caviglie. Altrimenti prenditi le punte dei piedi e guarda in avanti. A ogni inspirazione allunga la schiena e a ogni espirazione cerca di portare l'ombelico sempre più vicino alle cosce. Inspira, allunga, espira, ombelico alle cosce, guarda dritto davanti a te. Inspira, allunga, espira. Inspira, spalle lontane dalle orecchie, un'ultima volta inspira, allunga, espira, rilascia la posizione, solleva le spalle verso le orecchie,
Porta le mani dietro la schiena, punta le dita dei piedi e sollevati nella panca rovesciata. Se ti senti sufficientemente flessibile, fai cadere la testa indietro e respira. Ed espirando, ritorna seduto sul tappetino. Ora lentamente coi tuoi tempi, portati in piedi. Non fare movimenti troppo affrettati, prenditi i tuoi tempi. E adesso, dalla posizione dei piedi uniti, solleva il piede sinistro da terra e portalo verso il ginocchio, o se sei ancora più flessibile, nella posizione del loto. Inspira e solleva le braccia verso l'alto in Namaskar Mudra, posizione della preghiera. E rimani. Cerca di scegliere un punto fisso davanti a te e di osservare quello per non perdere l'equilibrio. Continua a respirare. Inspira ed espirando rilascia la posizione. Ripetiamo dall'altro lato. Gamba destra sollevata da terra, piede verso il ginocchio oppure in loto. Mani in Namaskar Mudra, inspira, solleva le mani al cielo. Scegli un punto fisso davanti a te e rimani. Inspira ed espira lentamente. Inspira ed espirando rilascia la posizione. E così siamo giunti all'ultima asana di questa pratica, la posizione della montagna. Inspira, unisci i palmi e solleva le braccia verso il cielo. Osserva la fessura che si crea tra le tue mani e rimani in equilibrio. Inspira ed espira. Lascia che i tuoi piedi si radichino saldamente a terra, come se da loro nascessero delle radici. Ed espirando, rilascia la posizione. Ora scendi, srotola le gambe e pian piano appoggia la schiena sul tappetino, rilassandoti in Shavasana. Inspira ed espira a tuo ritmo, abbandonando il corpo verso il suolo. Porta la tua attenzione su tutti quei punti del corpo che appoggiano a terra e che ti radicano al tappetino. Porta l'attenzione sui piedi e rilassali. Rilassa le caviglie. Rilassa i polpacci, le ginocchia, le cosce. Osserva il tuo bacino. E rilassa. Rilassa i fianchi, il petto, le spalle. Rilassa le braccia, i gomiti, le mani, i polsi, la punta delle dita. Tutto il tuo corpo è rilassato. Rilassa il collo. Rilassa la testa è pesante, sul tuo tappetino, rilassa gli occhi, il naso, la bocca, percepisci il completo rilassamento del tuo corpo. Inspira ed espira.
e lentamente girati su un fianco e portati seduto sul tappetino con le gambe incrociate, come all'inizio della pratica. Mani sulle ginocchia, inspira ed espira. Senti tutti i benefici che la pratica ha portato al tuo corpo. Unisci le mani in Namaskar Mudra in preghiera al centro del cuore e stabilisci la tua intenzione per questa giornata. Inspira, solleva le mani verso il terzo occhio . Rimani in questa posizione di completa gratitudine. Ed espirando, scendi verso il tappetino. Om Shanti, Shanti, Shanti. Grazie per aver praticato con me. Ti auguro una splendida giornata. A presto.